La scala cromatica è la scala che procede per semitoni. È molto usata nel repertorio, quindi torna utile conoscerla davvero bene. Inoltre, questo suo procedere per semitoni fa sì che comprenda molti movimenti che ci fanno capire la meccanica del nostro strumento. In questo video troverete tutte le posizioni della scala cromatica sul clarinetto, a partire dalle note più gravi sotto il pentagramma fino a quelle molto acute con i tagli sopra il pentagramma, le ultime delle quali sono naturalmente per i più esperti. Per ogni nota potrete vedere l'immagine sul pentagramma, un grafico della posizione delle dita, dopodiché vi farò vedere di persona come mettere le dita sullo strumento, dando, quando è necessario, dei consigli utili per avere dei movimenti migliori, e infine vi suonerò quella nota per alcuni secondi, in modo che se ancora avete dei dubbi sulla correttezza di quello che state facendo, suonandoci sopra potrete essere certi che la nota sia quella giusta. Quando incontreremo delle note alterate, cioè con il diesis o con il bemolle, dobbiamo tenere presente che quelle note hanno due nomi. Mi spiego. Il do diesis può essere anche chiamato re bemolle, però la posizione con cui lo eseguo nella scala cromatica è sempre la stessa. E allora perché due nomi? Perché se io parto dal basso verso l'alto, ad esempio do, do diesis, re, visto che vado verso l'alto userò il diesis. Se invece studio la scala cromatica al modo discendente verso il basso sarà re, re bemolle, do. Ma la posizione che devo usare è sempre la stessa. Inoltre, a volte nell'immagine della nota potrete trovare consigliate due posizioni, ma una sola è quella giusta per la scala cromatica. La posizione da non fare ha una X sopra, mentre quella giusta è pulita. Potrete usare questo video per studiare la scala cromatica da cima a fondo nei due sensi, cioè verso l'alto e verso il basso, ma anche semplicemente per andare a ripassare una singola nota che non vi ricordate più. In quel caso basterà andare con il mouse sulla timeline sotto il video e cercare la miniatura di quella nota scritta sul pentagramma. Alla fine del video troverete una serie di esercizi che vi serviranno a memorizzare meglio la scala cromatica e a impararla gradualmente sempre più veloce. Bene, siamo pronti a partire. In tutte le fasi dello studio ricordiamoci sempre di tenere la schiena ben dritta, in modo che possiamo gonfiare bene la pancia, cioè usare correttamente il diaframma. Le spalle devono essere rilassate e dalle spalle facciamo in modo che questo rilassamento prosegua al gomito, al polso e alle dita, che non devono mai essere tese e rigide, ma leggermente arcuate, in modo da poter lavorare in modo naturale e non premere più del necessario. La prima nota è il Mi grave, quello sotto il pentagramma. È la nota più bassa del clarinetto e per ottenerla dobbiamo chiudere il foro posteriore, tutti i fori davanti, in più con il mignolo destro questa chiave e con il mignolo sinistro quest'altra, cioè quella più interna. Il suono del Mi grave è questo. Per il Fa basterà togliere il mignolo sinistro, che stava sulla chiave del Mi, e invece lasciare al suo posto il mignolo destro, su questa chiave. Fa diesis o Sol bemolle. Per il Fa diesis dobbiamo mettere il mignolo sinistro su questa chiave,
attenzione non su questa, cioè quella più esterna e più in basso, ma su questa. Sol. Per il Sol non dobbiamo usare chiavi, ma semplicemente chiudere tutti i buchi, quello dietro e i sei davanti. Spesso capita, specialmente su queste note basse, che escano dei fischi. Non dobbiamo irrigidirci, arrabbiarci o insistere troppo nello stesso modo. È meglio staccare le mani dallo strumento per un attimo, rilassarle, far riprendere alle dita una posizione comoda ed elastica e poi, magari con gli occhi chiusi, riposizionare le dita sullo strumento in modo da sentire sotto ogni polpastrello il foro chiuso. Immaginiamo proprio di vedere i fori chiusi con le dita, perché sappiamo che basta un minimo sfiato, basta un decimo di millimetro al di sotto di un dito dove l'aria può filtrare e lì uscirà un fischio. E se noi sviluppiamo la nostra capacità di sentire con il tatto, capiremo subito dov'è il problema. Se un dito appoggia storto, lì dobbiamo stare particolarmente attenti e avere ancora più pazienza nel sistemarlo nel modo corretto. Sol diesis o la bemolle. Alla posizione del Sol dobbiamo semplicemente aggiungere questa chiave, quella più alta tra le quattro del mignolo destro. La. Questa è la posizione del La. 1, 2, 3, 4, 5 fuori chiusi davanti e quello dietro naturalmente. La diesis o Si bemolle. Dal La alziamo semplicemente il dito medio. Si. Attenzione, per il Si non utilizzerò la normale posizione che abbiamo già imparato, cioè questa, ma quella apposta per la scala cromatica. Come vedete, tengo il dito che avevo già messo qui per il La diesis e aggiungo questa chiave. Questa posizione si chiama Si a forchetta e se guardate come ho messo le dita vi è abbastanza chiaro perché si chiama a forchetta. Il dito anulare non va tenuto in avanti sulla chiave ma all'inizio della chiave, quindi bisogna piegarlo un po' di più verso il palmo della mano in modo che arrivi proprio qui, in questo modo. Do. Per il Do utilizziamo soltanto la mano sinistra e chiudiamo tutti i fori, quello dietro e i tre davanti. Do diesis o Re bemolle. Aggiungo alla posizione del Do questa chiave del mignolo sinistro. Come vi ho detto prima per la forchetta, anche qui non dobbiamo tenere il dito avanti e teso, ma piegato e vicino alla punta della chiave. Non troppo sulla punta, altrimenti ovviamente scivolerà via, ma piuttosto sulla punta. Re, foro dietro e due davanti. Re diesis o Mi bemolle. Per il Re diesis dobbiamo aggiungere alla posizione del Re questa chiave, cioè la più bassa delle quattro che troviamo sul lato destro, toccandola con il fianco dell'indice della mano destra. Come faccio a raggiungere con l'indice destro questa chiave? Ruotando leggermente il polso verso l'alto.
Mi, foro dietro e primo dito davanti. Fa. Per il Fa soltanto il pollice dietro. Fa diesis o Sol bemolle. Questo è l'unico caso in cui consiglio di imparare due posizioni differenti. Quando andiamo in su, per il Fa diesis utilizziamo questa posizione, cioè soltanto l'indice sinistro sul primo foro, senza chiudere il foro dietro. Soltanto un dito. Invece in discesa consiglio di fare la posizione del Fa naturale, cioè chiudere il foro posteriore, aggiungendo le due ultime chiavi verso il basso da toccare con l'indice destro. Foro posteriore, due chiavi sulla destra. La nota è la stessa, ma conoscere le due posizioni ci permette di potercela cavare meglio in situazioni diverse. Sol. Sol è la nota vuota del clarinetto, quindi non dobbiamo mettere giù nessun dito, nemmeno le posizioni correttive che eventualmente abbiamo imparato, perché nella scala cromatica sarebbero solo di impaccio. Quindi completamente vuoto, tenendo l'equilibrio senza irrigidirci, tanto abbiamo un punto d'appoggio dato dal pollice e un punto d'appoggio dato dalla bocca. Sol diesis o La bemolle, vuoto come il Sol, ma con l'aggiunta di questa chiave laterale sulla sinistra. Va toccata con il fianco dell'indice sinistro, in questo modo. Come vedete, ogni volta che la tocco faccio una rotazione con il polso, come se volessi portarlo sotto lo strumento. Questo ci permetterà di andare veloci senza problemi. La. Per il La devo toccare la chiave che sta in cima davanti allo strumento. La toccherò non qui, dove magari sarebbe più comodo, ma poi non funziona, ma verso la punta della chiave e con il fianco del dito, perché questo mi permette poi di spostarmi alle altre note senza difficoltà. Quindi sulla punta della chiave con il fianco del dito, come se fossi lì in equilibrio. Per queste ultime note naturalmente non ho più chiuso il foro posteriore. Dal Fa diesis in poi, Fa diesis, Sol, Sol diesis e La sono senza il foro posteriore e anche la prossima nota è senza il foro posteriore. La diesis o Si bemolle, la chiave del La più la chiave posteriore. Senza chiudere il foro posteriore, ricordiamoci di stare sulla punta della chiave e anche dietro, vicino alla punta della chiave. Queste ultime note, Sol, Sol diesis, La e La diesis, vengono dette note di gola. E l'intero registro che abbiamo imparato finora, dal Mi grave fino alla diesis, si chiama Chalumeau, dal nome di un antenato del clarinetto che non poteva andare oltre questo registro. Noi invece tra un attimo vedremo le note più acute e impareremo a farle. Lasciamo quindi il registro dello Chalumeau ed entriamo nel registro di clarinetto, cioè quello che prevede l'uso costante del portavoce. Dal punto di vista dei movimenti delle dita, il registro di clarinetto è identico al registro dello Chalumeau. Però dobbiamo fare attenzione perché cambiano i nomi delle note. Non è come su altri strumenti, ad esempio il flauto, l'oboe, il sassofono, dove mettendo il portavoce si ha la stessa nota all'ottava alta. Noi con il portavoce saliamo di una dodicesima, infatti il portavoce non a caso si chiama anche chiave di dodicesima,
Che cos'è una dodicesima? È un'ottava più una quinta. Facciamo la prova. Prendiamo il Mi basso, aggiungiamo il portavoce. Uscirà un Si sul terzo rigo. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, 12. Se vogliamo utilizzare una scorciatoia, anziché contare 12, possiamo anche contare semplicemente 5. Mi, Fa, Sol, La, Si. E partendo dalla nota bassa sapremo qual è il nome della nota col portavoce corrispondente. Quindi lasciamo il registro dello shalumot ed entriamo nel registro di clarinetto con la nota Si sul terzo rigo. Per questa nota dobbiamo chiudere tutti i fori, compreso quello posteriore, e mettere i due mignoli, destro e sinistro, come per la prima nota che abbiamo imparato, cioè il Mi grave. Però dovremo aggiungere il portavoce. È molto importante mettere bene il pollice della mano sinistra, perché dovremo contemporaneamente tenere chiuso questo foro e premere il portavoce. Questo si fa con un movimento di questo tipo. Come vedete, non sposto il pollice dal basso verso l'alto in questo modo. Questo è un movimento scorretto che ci porta un sacco di problemi. Il pollice deve già essere messo in modo da poter, semplicemente ruotando leggermente in avanti, toccare il portavoce. Il suono del Si è questo. Do. Per il Do è sufficiente togliere il mignolo sinistro e rimanere dove eravamo con il mignolo destro e tutte le altre dita. Do diesis o Re bemolle. Mettiamo il mignolo sinistro su questa chiave. Re. Re diesis. Ricordiamoci sempre la postura con le spalle ben rilassate e di conseguenza le braccia, i polsi e le dita non rigidi, la schiena molto ben dritta e respirare con calma. Re diesis come il Re con l'aggiunta di questa chiave. Mi. Fa diesis. Va utilizzata la posizione a forchetta. Non questo fa diesis che probabilmente già conosciamo, ma questo, perché facilita di molto i movimenti nella scala cromatica. La chiave va toccata non con il dito dritto a coprire tutta la chiave, ma all'inizio. In questo modo si può fare facilmente semplicemente piegando il dito dritto va troppo avanti, il dito piegato sta comodo e tocca la chiave nel punto giusto. Sol. Da questo punto in avanti dovremo prestare ancora più attenzione a tirare bene il labbro. Queste note infatti richiedono una certa pressione e una certa spinta del diaframma che d'altra parte va controllata da qui. Se la pressione del diaframma e la tensione del labbro non sono sufficienti, rischiamo che o la nota non riesca a partire oppure che parta ma sia stonata, sia calante, anziché col suono giusto che è questo.
Vedete, col labbro molle, col labbro tirato invece, sol diesis, come il sol con l'aggiunta di questa chiave, che va sempre toccata con il dito piegato, non teso, e vicino alla punta della chiave. La. La diesis, o si bemolle, per toccare questa chiave, la quarta dall'alto, ruoto leggermente il polso destro verso la chiave stessa. Tirare bene, non mordere, ma tirare, e appoggiarsi sul diaframma, quindi respirare con calma. Sì. Do. Come il fa, ma con il portavoce. Per far uscire questa nota dovremo avere un punto d'appoggio a livello di labbro molto stabile, quindi prendiamoci il tempo per appoggiare bene l'ancia sul labbro, cercare l'appoggio sicuro e respirare con calma. A partire dalla prossima nota entriamo nell'ultimo registro dello strumento. Le note col portavoce vengono ulteriormente spezzate, ossia in un certo senso dobbiamo pensare di far steccare, di far fischiare le note col portavoce in modo da ottenere suoni ancora più acuti. Non sono molto facili da centrare per i principianti, quindi bisognerà avere molta pazienza ed andare per tentativi. Ricordiamoci sempre che la riuscita, specialmente in questo registro, dipende da una corretta postura della schiena, ben dritta, in modo da poter respirare gonfiando bene la pancia e poi spingendo con gli addominali, quindi respirazione diaframmatica, dalla corretta posizione del labbro, ben tirato e stabile, e un suggerimento che io trovo molto utile è quello di cercare queste note non in cima all'ancia, ma verso la parte più bassa. Più le note diventano acute, più aiuta l'idea di pensarle, di cercarle verso la parte bassa dell'ancia. Do diesis o re bemolle. Per il do diesis dell'ultimo registro devo praticamente digitare un mi del quarto spazio e poi togliere l'indice sinistro. Re. Per il re tolgo il dito medio della mano destra dal do diesis e aggiungo invece questa chiavetta. Re diesis o mi bemolle, aggiungo alla posizione del re la chiave della forchetta, sempre da toccare all'inizio della chiave e non col dito disteso in avanti, col dito ben piegato. Mi. Fa. Il fa è come il mi con l'aggiunta di questa chiave, sempre col dito non teso ma piegato vicino all'inizio della chiave. Fa diesis. Semplicemente il dito medio della mano sinistra più la chiavetta. Ricordiamoci che la chiavetta va tenuta dopo il do diesis per tutte le note acute. Se siete arrivati a questo punto,
sicuramente siete già abbastanza esperti con il vostro strumento. Quindi, oltre alle posizioni base da usare nella scala cromatica, che sono sempre le prime che vi consiglio, ve ne do anche delle altre che possono risultare migliori, più intonate o col suono più bello in altre situazioni. Per il Fa diesis che avete appena ascoltato, ad esempio, una posizione meno calante, cioè più alta di intonazione, è questa. 1, 2, il 3 no, 1, 2, 3, chiavetta. Sol. Partiamo dalla posizione base, che è questa, quindi solo il medio della sinistra, 1, 2 della destra e chiavetta. Altre posizioni per il Sol. Uguale, ma con l'indice invece del medio. Con anche l'anulare. Con anche la chiavetta. Oppure questa, in pratica come il Do diesis, con l'aggiunta della chiavetta del mignolo sinistro e di quella del mignolo destro. Un'altra ancora, così, come il Si, più la chiavetta. In pratica dobbiamo pensare di far steccare il Si. È bassa di intonazione, se la vogliamo alzare possiamo aggiungere questa chiave. Sol diesis, soltanto l'indice della mano destra e la chiavetta. Posizione alternativa, come il Re ma con la chiave del Do diesis, o ancora così. La. Il La ha la stessa posizione del Mi che abbiamo fatto poche note fa, ma invece di questa chiave metteremo quella del Do diesis. Arrivandoci con la scala cromatica, anziché questa chiave, sarà comodo usare quella a sinistra, quindi questa. Quindi come il Mi con questa chiave. La diesis o Si bemolle, 1, 2, chiave del Do diesis, che però arrivando da La avremo fatto a sinistra, e in più schiacciare con il fianco dell'indice sinistro la chiave del Sol diesis, questa, così. Posizione alternativa, tutti i fori chiusi, più la chiave del Do, più la chiave del mignolo sinistro. Si, 1, 2, 1, 2, sempre chiave del Do diesis e sempre con il fianco dell'indice sinistro premere la chiave del Sol diesis laterale. Do, come i due indici, la chiave del Do diesis, la chiave del Sol diesis laterale. Posizione alternativa per il Do. Indice, chiavetta, chiave del La. Do diesis, dalla posizione del Do, giro la mano sulla chiave laterale, continuo a tenere premuto il Sol diesis. Re, come il Do diesis dell'ottava precedente, ma con la chiave del Si. Ora che abbiamo capito come funzionano e come si fanno le varie note della scala cromatica, dobbiamo memorizzarle. Vi propongo tre esercizi.
Nel primo, a metronomo, vi dico il nome della nota e dopo vi faccio sentire la nota stessa. Voi dovrete suonarla contemporaneamente a me e naturalmente a orecchio verificare che sia la nota giusta. Il secondo esercizio funziona nello stesso modo, ma questa volta le note sono due. La seconda nota diventerà la prima dell'intervento successivo, cioè se prima è mi fa, dopo sarà fa, fa diesis, e dopo ancora fa diesis sol, in modo da concatenare tutti i vari movimenti, sempre per memorizzarli meglio. Nel terzo esercizio non parlerò più, ci saranno solo le note, e avremo tre note ascendenti, che poi scenderanno per tornare al punto di partenza. Ad esempio, mi fa fa diesis e poi scenderò di nuovo a fa naturale mi. Avrete quindi 5 note in tutto da fare e 5 pulsazioni di tempo per farle. Mi fa fa diesis sol diesis, la, la diesis, si, do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis, sol, sol diesis, la, si, do, do diesis, re, do diesis, mi, fa, fa diesis, sol, do diesis, la, do diesis, si, do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis, sol. Sol, sol bemolle, fa, mi, mi bemolle, re, re bemolle, do, si, si bemolle, la, la bemolle, sol, sol bemolle, fa, mi, fa
Re diesis, Re diesis, Mi, Mi, Fa, Fa, Fa diesis, Sol, Sol, Sol diesis, La, La, La diesis, Si, Si, Do, Do diesis, Re, Re, Re diesis, Mi, Mi, Fa, Fa, Fa diesis, Sol. Sol, Sol bemolle. Sol bemolle, Fa. Fa, Mi. Mi, Mi bemolle. Mi bemolle, Re. Re, Re bemolle. Re bemolle, Do. Do, Si. Si, Si bemolle. Si bemolle, La. La bemolle, La bemolle, Sol, Sol, Sol bemolle, Sol bemolle, Fa, Fa, Mi, Mi, Mi bemolle, Mi bemolle, Re, Re, Re bemolle, Re bemolle, Do, Do, Si, La, La, La bemolle, La bemolle, Sol, Sol, Sol bemolle, Sol bemolle, Fa, Fa, Mi, Mi, Mi bemolle, Mi bemolle, Re, Re, Re bemolle, Re bemolle, Do. Si bemolle, Si bemolle, La, La, La bemolle, La bemolle, Sol, Sol, Sol bemolle, Sol bemolle, Fa, Fa, Mi. Bye.